è una storia che parte da Torino e arriva su Marte. Sotto le Alpi ha trovato casa il ROC, Rover Operations Control Center. Da qui, nel cuore dell'azienda Altec, partiranno i comandi per il rover carico di strumenti che scenderà su Marte durante la missione eurorussa ExoMars. Data di lancio prevista ottobre 2022, arrivo 8 mesi dopo, in mezzo un cammino lungo e irto di pericoli. Il rover, ribattezzato Rosalind Franklin in nome della chimica inglese che scoprì la struttura del DNA, dovrà attraversare l'atmosfera marziana, affidarsi a dei paracadute che ne frenino la corsa e infine scendere dalla piattaforma russa che lo trasporta per poggiare le sue 6 ruote sul terreno del pianeta rosso. Tra i 9 strumenti di bordo, anche il trapano italiano che perforerà per la prima volta il suolo di Marte sino a una profondità di 2 metri. Pochi giorni fa sono stati eseguiti dei test per simulare proprio la delicata fase di atterraggio e sono andati bene. Ne abbiamo parlato con Marco Barrera, matematico Altec ROC Program Manager. E noi dobbiamo essere preparati in ogni caso a non sbagliare la prima volta. Cioè non succede molto spesso in ambito tecnologico che uno non abbia la seconda chance. Bisogna essere pronti già la prima volta ad avere successo. Per fare questo noi ci esercitiamo prima e abbiamo per la prima volta la settimana scorsa inviato dei dati a un altro rover che potremmo definire il fratello quasi gemello del rover che andrà su Marte, e abbiamo eseguito le operazioni che sono una delle fasi più critiche, quando il rover atterra e deve uscire dalla cosiddetta landing platform e appoggiare le sue 6 ruote sul terreno marziano. Questa è una fase notevolmente critica. Quello che abbiamo fatto noi la settimana scorsa, per la prima volta abbiamo eseguito le sequenze, abbiamo inviato i telecomandi e abbiamo ricevuto i dati telemetrici dal fratello gemello che si chiama GTM, Grounded Testing Model, che adesso si trova vicino ad Altec negli stabilimenti di Torino di Thales Alenia Space. Il rover Rosalind Franklin non sarà mai completamente solo. La giornata, che su Marte si chiama Sol, comincerà per lui con la ricezione di una serie di comandi da eseguire che partiranno da Torino. A fine giornata, sulla Terra saranno recuperati i dati telemetrici per capire se il rover ha fatto quanto chiesto e come. Benché sia stato progettato per avere autonomia, c'è tuttavia una soglia oltre cui il rover, per prendere le decisioni sul da farsi, dovrà interrogare il centro di controllo. Il tutto non avverrà ovviamente in tempo reale, date le distanze tra Terra e Marte. Le comunicazioni avverranno grazie anche alla sonda TGO, correttamente immessa nell'atmosfera marziana durante la prima fase della missione ExoMars nel 2016. Il rover sarà dentro un involucro che lo protegge durante la fase di atterraggio e di ingresso nell'atmosfera marziana. Va ricordato che l'atmosfera marziana è meno densa di quella terrestre, quindi l'effetto frenante è ridotto rispetto a quanto succede sulla Terra. Si stanno elaborando e raffinando i modelli che ci descrivono com'è l'atmosfera marziana, e sulla base di questo, quando inizia la fase di avvicinamento al suolo marziano, entreranno in funzione diversi tipi di paracadute che dovranno arrestare la sua velocità fino a pochi metri al secondo per consentire un atterraggio soft sul terreno. È già anche stata definita l'area in cui l'atterraggio dovrà avvenire, che è un'area denominata Oxia Planum, che ha diverse stratificazioni geologiche interessanti e che anche morfologicamente non dovrebbe avere sfide insuperabili per quanto riguarda l'atterraggio, nel senso che si cercherà di arrivare per quanto possibile in un'area pianeggiante che non presenti avvallamenti o rilievi che possano far atterrare il rover in condizioni di difficoltà. Il rover partirà dalla base russa di Baikonur in Kazakistan a bordo di un razzo Proton. La seconda parte della missione ExoMars avrebbe dovuto prendere il via nel 2020, data poi posticipata di 2 anni per effettuare ulteriori test. La sfida che abbiamo di fronte viene affrontata per la prima volta dall'Europa, chiosa Barrera, ma data la pianificazione attuale, all'appuntamento del 2022, arriveremo preparati.